Ciao a tutti, stanotte ho passato una notte un po' difficile, ho dormito poco. So che in tanti mi capiscono e mi comprendono, è una cosa piuttosto diffusa. Mi sono svegliato nel cuore della notte, dico sempre non guardare il cellulare, non guardare certe immagini, almeno durante la notte perché poi non dormi. Però non ce la faccio a non guardarle, dunque le guardo, pubblico delle immagini. E non faccio altro che pensarci, ho visto delle immagini appunto relative all'ultimo bombardamento israeliano a Gaza, l'ennesimo bombardamento di uno dei campi profughi appunto della striscia, una strage, e l'immagine che ho impressa, così come tante altre, quella di un bambino. Mi sembrava proprio mio figlio, come tante volte mi sembrano i miei figli, i bambini di Gaza, estratto dalle macerie, chiaramente morto. Quindi stamattina ho detto: facciamo un'altra diretta perché cerco sempre il più possibile di diffondere delle informazioni, perché poi credo fermamente, no, in quello che diceva Julian Assange: se le guerre nascono dalle bugie, possono essere fermate dalla verità, dalla controinformazione, dall'informazione, dall'impegno di tutti quanti. Dunque, cerco di fare la mia parte e ho pensato di dedicare questa diretta a tutti coloro che pensano che tutto sia iniziato il 7 ottobre, perché ce ne sono. Quando io pubblico determinate immagini, l'ho raccontato da quando feci alcuni interventi da Flores che vennero tradotti in arabo e trasmessi sui canali di Al Jazeera, anche dalla TV Giordana, da altre emittenti arabe. Da quel giorno, insomma, mi scrivono tante persone da vari paesi del mondo arabo e chiaramente anche dal Libano, dove ho tanti amici, perché sono stato tante volte nei campi profughi palestinesi, e anche da Gaza, dove non sono mai stato, ma dove hanno visto determinati interventi, e quindi ogni tanto mi scrivono e mi chiedono di diffondere determinate immagini. E quando io pubblico queste immagini, se leggo sotto commenti del tipo: è iniziato tutto il 7 ottobre, diglielo a quelli di Hamas che hanno creato tutto questo, è la risposta al 7 ottobre, Israele ha il diritto a difendersi, eccetera. E queste sono opinioni. E l'unico modo per contrastare le opinioni non è per forza criminalizzarle sempre, anche quando c'è rabbia, perché poi è dovere di tutti andare un po' oltre, no? E quello che ci viene presentato dai telegiornali, nei titoli dei telegiornali, nelle home page dei principali quotidiani di sistema, ovviamente per me sono di sistema. Penso sia un dovere di tutti approfondire, andarsi a cercare delle altre fonti. È un dovere, altrimenti si rischia proprio di rimanere imprigionati all'interno del pregiudizio e di diventare, come dire, dei tappi di sughero in un ruscello di disinformazione che non possono far altro che lasciarsi trasportare dalla corrente. Io è quello che faccio, dunque, per contrastare determinate opinioni che io reputo errate, studio e cerco di tirare fuori dei fatti. Tutto è iniziato il 7 ottobre. Ecco, mi rivolgo a tutti coloro che sostengono appunto che tutto sia iniziato il 7 ottobre, e vi presento dei documenti. Questo è un rapporto, lo trovate, basta che scrivete su Google: apartheid israeliano contro i palestinesi, un crimine, un crudele sistema di dominazione, un crimine contro l'umanità. Scaricate tutto il rapporto, c'è anche un riassunto ben fatto su una trentina di pagine in italiano. Amnesty International è un'organizzazione importantissima, e poi viene, sapete qual è il paradosso, no? Viene citata giustamente spesso quando si occupa di violazioni di diritti magari nelle carceri nordcoreane, iraniane, in Russia, dei diritti di alcuni dissidenti nei paesi che oggi vengono considerati nemici, e quindi viene presa come fonte importante, viene utilizzata appunto per rafforzare determinate opinioni. Poi, quando si occupa Amnesty International dei crimini contro l'umanità commessi dallo Stato terrorista, questa è la mia opinione, di Israele, i peggiori terroristi al mondo sono gli israeliani, viene ignorata, addirittura viene considerata un'organizzazione addirittura filo-palestinese o qualcuno addirittura filo-terroristica. Il 1 febbraio del 2022, quando nessuno parlava di Palestina, dei diritti palestinesi, io sì, perché ne parlo sempre da tanti anni, ma quasi nessuno, sui telegiornali, dei giornali, quasi mai si parlava appunto di Palestina, Amnesty International pubblicava questo rapporto: apartheid israeliano contro i palestinesi, un crudele sistema di dominazione, un crimine contro l'umanità. Febbraio 2022. Vi leggo questa parte. Le autorità israeliane devono essere chiamate a rendere conto del crimine di apartheid contro i palestinesi. È quanto dichiarato oggi Amnesty International in un rapporto di 278 pagine, nel quale descrive dettagliatamente il sistema di oppressione, di dominazione di Israele nei confronti della popolazione palestinese. Ovunque eserciti controllo sui loro diritti.
I palestinesi residenti in Israele, quelli dei territori palestinesi occupati e i rifugiati che vivono in altri stati, che hanno il diritto al ritorno, sancito dal diritto internazionale come viene concesso, cioè persone, io ne ho conosciute tante, che vivono nei campi profughi. Io sono stato nei campi profughi in Libano, in tutto il Libano, anche ora dove Israele bombarda, anche in Giordania, anche in Siria sono stato, durante il terremoto a portare degli aiuti. Nel rapporto si legge che le massicce requisizioni di terre e proprietà, requisizioni di terre e proprietà, immaginatevi di trovare in quella situazione, le uccisioni illegali, i trasferimenti forzati, roba da neonazisti, le drastiche limitazioni al movimento, il diniego di nazionalità e cittadinanza ai danni dei palestinesi, fanno parte di un sistema che secondo il diritto internazionale costituisce apartheid. Questo sistema si basa su violazioni di diritti che secondo Amnesty International qualificano l'apartheid come crimine contro l'umanità, così come è definito dallo Statuto di Roma del Tribunale Internazionale della Convenzione sull'apartheid. E ancora. Per i bambini palestinesi, articolo pubblicato il 29 novembre 2022, 20, scusate, 24 novembre 2022, lo trovate? Stavolta il rapporto è di Save the Children, altra organizzazione importante che si occupa di diritti umani. Per i bambini palestinesi il 2022 è stato l'anno più letale. 2022, non ben prima del 7 ottobre del 2023. I bambini pagano il prezzo più alto. Il numero di bambini uccisi dalle forze di sicurezza e dai coloni israeliani nella Cisgiordania occupata è raddoppiato quest'anno, arrivando a 34 dopo l'uccisione di due adolescenti all'inizio settimana. 34 bambini morti nel 2022, uccisi dai coloni israeliani che non possono starci lì, che si comportano come il Ku Klux Klan, come razzisti, xenofobi armati dai ministri del governo di Israele, che sono terroristi, i peggiori, decisamente peggiori ministri oggi del governo di Israele, di Hamas, perché hanno molto più fanatismo e hanno molti più mezzi per praticare terrorismo di Stato. È raddoppiato, vi dicevo, dopo l'uccisione di due adolescenti. Il primo di loro si chiamava Mahmoud Al-Sadi, aveva 17 anni, si stava recando a scuola. Il giorno successivo, pensate, io non riesco a pensare, no? Ai genitori, no? Bambino va a scuola e torna morto, ammazzato dai coloni. Il giorno successivo a perdere la vita è Ahmad Shehadeh, di 16 anni, durante un'incursione notturna a Nablus, dove tra l'altro anche stanotte hanno ammazzato gli israeliani, hanno ammazzato civili palestinesi. Mercoledì mattina anche un adolescente israelo-canadese di 16 anni è stato ucciso e un'altra dozzina di persone sono rimaste ferite in diverse esplosioni a Gerusalemme. Dal 2006 questo è l'anno più letale per le bambine e i bambini e gli adolescenti che vivono in Cisgiordania. È arrivato il momento di dire basta. È allarmante l'escalation di violenza a cui si continuano ad assistere nel territorio palestinese occupato in Israele. Per questo c'è stato il 7 ottobre come forma di risposta. Deprecabile l'attacco ai civili, è condannabile, l'ho fatto in ogni modo, ma come forma di risposta a questa roba qua. Per comprendere il fenomeno, non per giustificarlo, io dico questo. Senza l'adozione, scrive Save the Children, di misure concrete per ridurre gli episodi di violenza, saranno sempre le bambine e i bambini a pagare il prezzo più alto. È inaccettabile che si continuino ad usare attacchi letali contro i bambini. Secondo il diritto internazionale, i bambini godono di una tutela speciale e devono essere protetti dalla violenza in ogni momento. È necessario intraprendere ogni azione necessaria per proteggersi, ha dichiarato Jason Lee, direttore di Save the Children, nei territori palestinesi occupati. E ancora, questo è un altro articolo pubblicato il 18 settembre 2023, pochi giorni prima, poche settimane prima, il 7 ottobre. 18 settembre 2023. 2023, 2023 marks the deadliest year on record for children in occupied West Bank. Il 2023 è l'anno più mortale, quindi prima si è deciso di parlare del 2022. 2023, articolo pubblicato a settembre, quando mancavano ancora alcuni mesi per la conclusione dell'anno, è l'anno più mortale mai registrato per i bambini, appunto, nei territori occupati, West Bank, Save the Children. 18 settembre 2023. Ho trovato anche un articolo del The New Arab, che è un quotidiano, credo con sede a Londra. 2023 è l'anno più mortale per i bambini palestinesi, dicono gli Human Rights Groups, le organizzazioni dei diritti umani. Questo articolo, firmato da Qassam Moadi, pubblicato il 6 ottobre 2023. Un giorno prima, il 7 ottobre, escono degli articoli, il giorno prima, il 7 ottobre. Per chi approfondisce determinate tematiche, dove vi è scritto che i principali gruppi che si occupano di diritti umani a livello mondiale, tra cui Save the Children,
reputano il 2023 l'anno più mortale mai registrato per i bambini palestinesi. Questa è storia, questa è informazione, questa non è un'opinione. Quindi io non dico alle persone che sono evidentemente hanno, perché la rabbia, il rancore, la disinformazione proprio fa chiudere vene ed occhi e non permette più le riflessioni, e questa poi è la problematica principale, no? Si diventa da cittadini che hanno il dovere di informarsi in tifosi che quasi si sentono in dovere di arroccarsi su posizioni anche perché si vergognano di cambiare opinione, di dover dire ho sbagliato, mi sono fatto fregare, mi sono lasciato disinformare, mi sono comportato come appunto un tifoso o un cittadino facilmente influenzabile, perché poi è molto dura, ci vuole anche del coraggio ad ammettere determinati errori, ad ammettere determinate cose, a abbandonare la rabbia e il rancore, ci vuole molto molto coraggio e forza di volontà. Non tutti ce l'hanno, però magari un modo per tentare a delle persone che hanno questo atteggiamento di farli cambiare opinione appunto è portare dei fatti, delle informazioni chiare ed essere tra virgolette anche accogliente il più possibile nonostante si arrabbia per tutto quello che avviene e che avviene anche grazie alla cosiddetta scorta mediatica e politica che viene garantita appunto allo Stato terrorista di Israele, non soltanto da parte dei paesi che compongono il blocco occidentale, ma anche dalle pubbliche opinioni che non prendono adeguatamente, quantomeno una parte di esse, posizione contro questi crimini che si stanno consumando anche in queste ore su una sponda del nostro stesso mare, no? Io l'estate scorsa ogni giorno, poi non riesco, mi piacerebbe ogni tanto avere la capacità di distrarmi al 100%, non ce la faccio, infatti sto male. E io stavo al mare con i miei bambini, con i miei figli, giocavo il più possibile con loro, ma non mi dimenticavo che in quel momento, insomma, su una sponda di quello stesso mare che bagnava la spiaggia della Riviera Romagnola dove eravamo, dei bambini stavano morendo in quel momento. E dunque forse l'unico modo appunto non soltanto è cercare il più possibile di essere empatici, ma appunto di lavorare sulla corretta informazione e di dare determinate informazioni chiare, certe, con fonti certe, per poter contrastare delle opinioni errate. Adesso parliamo delle ultime notizie, ne leggo alcune, dopo avervi dimostrato appunto che nulla è iniziato il 7 ottobre. Nulla è iniziato il 7 ottobre. La persecuzione, i crimini contro l'umanità, la pulizia etnica, il tentativo di genocidio che c'è da parte di Israele nei confronti dei palestinesi, c'è. Va avanti da molto tempo, va avanti da decenni. Il tema che è stato sapientemente occultato in tutti questi anni, quando appunto non si poteva parlare di Palestina, io ci provavo e mi veniva quasi detto che non sono tematiche che interessano alle persone. Ora che sapete tutto questo, che vi ho dimostrato appunto tutta una serie di questioni, vi do alcune notizie. ONU, almeno 400.000 persone, più degli abitanti di Firenze, se non sbaglio, intrappolate nel nord di Gaza. Almeno 400.000 persone sono intrappolate nel nord della striscia e i recenti ordini di evacuazione delle autorità israeliane stanno costringendo le persone a fuggire ancora, soprattutto dal campo di Jabalia. Lo scrive su X Filippo Lazzarini, capo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Ancora morti, almeno 47 morti nel raid di Israele a Jabalia, bombardano i campi profughi, le tende. Almeno 47 palestinesi uccisi, tra cui un giornalista, in una serie di raid aerei israeliani contro il campo profughi di Jabalia nel nord della striscia. Lo hanno riferito fonti mediche palestinesi, mentre l'agenzia di stampa ha fatto sapere che almeno 15 persone sono morte in un attacco che ha colpito il cortile di un ospedale, dove erano allestite tende per i rifugiati. Gli Stati Uniti d'America dicono ad Israele di evitare un'azione in Libano come a Gaza. Pensate all'ipocrisia. Gli Stati Uniti d'America stanno concordando, tra l'altro, l'attacco israeliano nei confronti dell'Iran. Sono mesi che armano Israele, che hanno fornito miliardi e miliardi di armamenti e praticamente tutte le bombe che stanno devastando il Libano hanno reso Gaza una Hiroshima e sono prodotte dagli Stati Uniti d'America. Eppure ancora gli Stati Uniti d'America, in maniera ipocrita, no? Per convincere la pubblica opinione americana, stiamo vicini alle elezioni, oppure il mondo che non riflette, dicono Israele eviti una situazione in Libano come a Gaza, quando Netanyahu
detto proprio ai libanesi: o vi sbarazzate di Hezbollah o diventerete una nuova Gaza. Cioè, questi non soltanto sono messaggi terroristici, ma sono messaggi da mafioso di Stato. Insomma, è gentaglia, sono demoni, è gentaglia, sono criminali che ragionano come i mafiosi di Cosa Nostra, ma con i mezzi di uno Stato iperarmato. Gentaglia. Questa è la realtà. E ancora invece gli Stati Uniti d'America dicono no, evitare. Israele deve evitare un'azione militare stile Gaza e Libano, lo afferma il portavoce del Dipartimento di Stato, Matthew Miller. Non ci deve essere un'azione militare in Libano che somigli a quella di Gaza, no. Non ci deve essere. Condanni simili a quella della Striscia. Libano, attacco di Israele al rifugio per sfollati. Almeno 4 morti, almeno 4 persone sono rimaste uccise e 10 ferite in un attacco israeliano contro un hotel trasformato in rifugio per sfollati nella regione di Chouf, nel sud del Libano. Lo ha riferito il Ministero libanese della Sanità. Un reporter in una città vicina ha udito due boom, un'esplosione proveniente da aree israeliane prima dell'attacco, seguita da corone di fumo bianco e nero che si levavano dall'edificio. Quindi come bombardano gli ospedali, li hanno bombardati praticamente tutti a Gaza, la stessa cosa stanno facendo in Libano, comunque stanno facendo in Libano la stessa cosa che hanno fatto a Gaza. Ovviamente hanno a che fare con una forza Hezbollah che è più potente di Hamas, che tra l'altro Hamas non l'hanno ancora sconfitto, tant'è che ancora ieri, notizia, fonte israeliana, colpiti 47 obiettivi di Hamas nella striscia di Gaza. Sono passato più di un anno e hanno distrutto tutto, ma non hanno vinto la guerra, no? Cose che tra l'altro io avevo detto un anno fa, all'inizio di questo massacro, che ha utilizzato il 7 ottobre per trasformarsi ancora di più in un massacro e per essere ancora di più impunito in un certo senso. L'hanno proprio sfruttato ad occhio il 7 ottobre, per realizzare tutta una serie di piani che hanno in testa questi messianici, questi fanatici israeliani, questi fondamentalisti israeliani, appunto la creazione della Grande Israele, cogliere il momento per porre fine definitivamente alla questione palestinese, prendere il controllo definitivo di tutta la Palestina per arrivare alla creazione della Grande Israele, cacciare o sterminare un numero maggiore di palestinesi. Ma questa cosa si vede da anni, come ho dimostrato con tutta una serie di articoli che parlano degli anni più letali per i bambini palestinesi prima del 2022 e poi il 2023, prima del 7 ottobre. Grazie a tutti e diffondete queste informazioni.